Buonasera e ben ritrovati con il nostro TG. Partiamo dai titoli. Via libera dalla Commissione Affari Istituzionali della Regione Calabria al taglio dei vitalizi. Adesso dovrà pronunciarsi il Consiglio regionale. Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Vibo per tentata estorsione e danni di due imprenditori. Associazione Costruttori si appella alle istituzioni affinché utilizzino da subito i fondi disponibili per il rilancio del centro storico di Cosenza. Auto contro un autobus, muore un ragazzo di 17 anni, ferito il fratello di 15. L'incidente è avvenuto in contrada Santa Lucia. Sono oltre 600 i pazienti cardiologici curati attraverso la telemedicina, dispositivi ad alta tecnologia che consentono il controllo a domicilio. Conflitto di misure in casa e rende Di Modesto che perde con il Siracusa. Il Catanzaro fallisce il rigore da 3 punti a Castellammare di Stabia. La Vibonese sconfitta in casa. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli perché c'è stato il via libera della Commissione Affari Istituzionali della Regione Calabria al taglio dei vitalizi. Adesso dovrà pronunciarsi il Consiglio regionale. Un risparmio di oltre 1 milione di euro all'anno. Con questo presupposto, la prima commissione del Consiglio regionale della Calabria ha approvato all'unanimità la proposta di legge sull'introduzione del metodo previdenziale contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decime e successive. La commissione presieduta da Franco Sergio ha anche approvato la legge che dispone l'abolizione dei vitalizi per il futuro e la riduzione di quelli già assegnati. Si conclude così un lungo iter ampiamente dibattuto e approfondito. Con l'introduzione del sistema contributivo si pone un tassello importante nel percorso di allineamento della Calabria al resto del paese, ha sottolineato il consigliere Sergio, superando polemiche oggettive e soggettive e strumentalizzazioni dettate dal populismo, dimostrando così senso di responsabilità istituzionale. Di altro avviso invece il Movimento 5 Stelle, che ha contestato il provvedimento e attraverso il deputato grillino Alessandro Melicchio fa sapere che la casta vuole prendersi tutti i privilegi possibili prima delle prossime elezioni di novembre, quando, afferma il grillino, sarà buttata fuori dai cittadini. Soddisfatto il capogruppo dei Democratici e Progressisti Giudice Andrea, promotore insieme ai colleghi Orlandino Greco e Giovanni Nucera della proposta di legge, che dovrà ora passare al vaglio e all'approvazione in Consiglio regionale. Anche Ennio Morrone alla fine ha votato a favore della riduzione dei vitalizi, così come all'introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali a partire dalla legislatura in corso. La proposta prevede la creazione all'INPS, una volta raggiunta l'età pensionabile, di riunire i contributi previdenziali versati dal Consiglio con quelli già versati precedentemente. Nel prosieguo della seduta è stato dato avvio all'iter previsto dalla legge per la fusione dei comuni di San Marco Argentano e Cervicati. Ed ora apriamo l'ampia pagina di cronaca con due persone che sono state arrestate dai carabinieri a Vibo Valentia per tentata estorsione ai danni di due imprenditori. Se vuoi lavorare a Vibo Valentia devi chiedere il, diciamo così, permesso. E questo è in sostanza il messaggio recapitato ai due fratelli imprenditori edili che giusto un anno fa erano impegnati in alcuni lavori di ripristino delle condutture fognarie, incarico ricevuto per affidamento diretto. I due imprenditori, anziché pagare il pizzo, si sono però rivolti ai carabinieri della stazione di Arena e da qui è partita un'attività investigativa che questa mattina è culminata nella cosiddetta operazione ambasciata. Per gli inquirenti, a fare da intermediari e ambasciatori tra i due fratelli imprenditori e i cosiddetti amici di Vibo sarebbero stati Vincenzo Puntoriero, commerciante vibonese di 65 anni, che al momento di essere portato in carcere ha avuto un malore per cui si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza con la quale l'arrestato è stato portato via. L'altro arrestato è Emilio Pisano, 50 anni di Gerocarne. Nei loro confronti il GIP distrettuale di Catanzaro ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della direzione distrettuale antimafia, che ha coordinato le indagini avviate nel febbraio dello scorso anno dopo la denuncia dei due imprenditori. Nell'inchiesta risultano indagati a piede libero altre 3 persone per le quali il pubblico ministero aveva chiesto l'applicazione della misura cautelare in carcere, ma il GIP l'ha rigettata, sebbene gli inquirenti li ritengano esponenti affiliati al clan Lobianco Barba.
Un'indagine che è partita dalla denuncia delle vittime. Sì, un'indagine che è partita dalla denuncia delle vittime fatta nel febbraio del 2018. Sono due imprenditori edili che hanno deciso di non sottostare alla richiesta del pizzo per questo lavoro, questo appalto pubblico che avevano qui nel comune di Vibo Valentia in relazione al ripristino delle condutture fognarie. Le modalità mafiose fanno capire che tutto questo sistema è incardinato sulla criminalità organizzata. Sì, è un sistema che sembra alle evidenze del procedimento ben chiaro, un sistema per il quale i due soggetti che non sono originari del comune di Vibo Valentia ma sono originari del comune di Arena, proprio per venire a fare questo lavoro qui su Vibo Valentia avrebbero dovuto avere un'autorizzazione e quindi avrebbero dovuto dare questa somma di denaro a qualcuno. Quindi è un sistema che allo Stato, alle evidenze degli atti, sembra collaudato. Lasciamo solo per il momento la cronaca e ci spostiamo nel centro storico di Cosenza perché c'è l'appello del presidente di ANCE che chiede alle istituzioni di fare presto nell'utilizzo dei fondi destinati proprio al centro storico Bruzio. Una corsa contro il tempo, il rilancio del centro storico è fondamentale per la città, il turismo e per il settore delle costruzioni. Il centro storico di Cosenza non può attendere. Le risorse disponibili per gli interventi strutturali nella città vecchia devono essere utilizzate al più presto. L'ANCE Cosenza, tramite il presidente Giovan Battista Perciaccante, chiede che si acceleri l'iter che fisserà gli obiettivi e porterà alla stesura dei progetti e all'affidamento degli incarichi. È quasi una corsa contro il tempo. Il degrado avanza e Cosenza ha necessità di un rilancio immediato che salverà il centro storico. Entro il 2021 queste opere vanno appaltate, vanno contrattualizzate, se no c'è il pericolo che si perdano i finanziamenti. Perciò io sollecito ora decidere questi interventi che vanno fatti, perché non possiamo permetterci il lusso di perdere più tempo. Pensi che vanno ora dati gli incarichi di progettazione, va deciso cosa progettare, vanno dati gli incarichi di progettazione, poi successivamente redatti i progetti e messi in gara. Col codice attuale che crea un sacco di problematiche, perché l'80% delle gare d'appalto sono soggette a ricorsi, quindi con lungaggini terribili. Ma qual è l'idea del ANCE? Da cosa si deve partire per far rinascere la parte storica della città dei Bruzzi? Va innanzitutto riqualificata le reti primarie, risistemate, cioè visto un po' le piazze, cioè rendere vivibile il centro storico, perché una volta che si creano queste strutture, potrebbe anche il privato, utilizzando il sisma bonus, l'eco bonus, dove c'è, è probabile che certamente può cominciare a fare un pensierino a rimettere a posto le strutture che già ci sono, dei fabbricati interessanti. Perciaccante ha tratto impressioni positive dal tavolo tecnico tenuto al Ministero dei Beni Culturali. Lunedì sarà un'altra giornata importante nel percorso che porterà al recupero e al restauro di una risorsa inestimabile per la città di Cosenza. È stata proficua la riunione perché ho visto anche il ministro che è stato molto disponibile, lui stesso ha accelerato le cose, insomma, ho avuto una buona impressione. Poi c'erano tutte le figure più importanti, il sindaco, il prefetto, il presidente della provincia, cioè c'erano le figure più rappresentative della provincia di Cosenza, quindi penso che è volontà da parte di tutti ad incidere affinché pure lunedì ci si dia delle date per poter andare avanti. Cioè, poi la scelta, i tipi di interventi che vanno fatti. Torniamo a parlare di cronaca con un tragico incidente, un'auto contro un autobus, muore un ragazzo di 17 anni, ferito il fratello di 15. L'incidente sarebbe avvenuto in contrada Santa Lucia a Corigliano Rossano. Ecco l'auto sulla quale viaggiavano due fratelli di 19 e 15 anni rimasti coinvolti nell'incidente avvenuto questa mattina a Corigliano Rossano in contrada Santa Lucia e costato la vita al 19enne. La Fiat 600, vedete, ridotta ad un ammasso di lamiere dopo lo scontro frontale con un pullman di linea. È accaduto poco dopo le 8. Il giovane alla guida, Antonio, stava accompagnando il fratello a scuola, ma in questo tratto di strada che collega lo scalo di Corigliano con la statale 106 Ionica, il violento impatto con l'autobus
sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. I due ragazzi sono stati soccorsi e trasportati nell'ambulanza, uno al nosocomio di Cosenza, l'altro allo SPOC di Rossano, ma il fratello maggiore è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Ferito anche il 15enne ricoverato nel nosocomio di Rossano, ma secondo quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita. Sull'autobus di linea viaggiava solo il conducente, rimasto illeso. L'uomo è sotto shock. L'incidente è avvenuto su una strada dove sono presenti diverse buche. Ancora al vaglio degli inquirenti, tuttavia, le cause e la dinamica del terribile scontro. Ora ci spostiamo a Reggio Calabria per un incendio scoppiato in una casa di riposo per anziani. Le cause sono in corso di accertamento. Paura questa mattina per un incendio divampato in una casa di riposo a Croce Valanidi, nella zona sud di Reggio Calabria. Ecco i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. È accaduto questa mattina, intorno alle 7. I 12 anziani presenti nella struttura sono stati tratti in salvo dai vigili intervenuti con due autobotti, un'autoscala e un carro bombole per la riserva d'aria. Tutti gli anziani sono stati portati in ospedale per accertamenti. Due di loro sono rimasti intossicati dal fumo. Secondo quanto si è appreso, uno è in condizioni più serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le fiamme si sono propagate da una stanza del primo piano della casa di riposo. Quando è scoppiato l'incendio, gli ospiti della struttura stavano per fare colazione. In pochi attimi il fuoco ha distrutto l'intero piano della struttura, che adesso è stata dichiarata inagibile. Ancora in corso di accertamento le cause del rogo, un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. E proprio a proposito di questo incendio, c'è una nota dell'agenzia che dice che è stato di natura dolosa l'incendio scoppiato questa mattina in una casa di riposo per anziani di Reggio Calabria, a causa del quale è stato necessario evacuare 12 persone ospiti della struttura, per due delle quali si è reso necessario il ricovero in ospedale a causa del fumo inalato. La polizia ha arrestato la persona che, secondo loro, avrebbe appiccato le fiamme. Si tratta di un 56enne pregiudicato, sottoposto alla libertà vigilata e con obbligo di permanenza proprio nella casa di riposo nelle ore serali e notturne. Secondo quanto emerso dalle indagini proprio della questura regina, l'uomo avrebbe incendiato il materasso della sua stanza per futili motivi dopo essere stato allontanato dalla cucina da una dipendente della casa di cura, come si era appreso proprio in un primo momento. Le fiamme si sono poi propagate, hanno danneggiato l'intero stabile rendendolo inagibile. L'uomo è accusato di tentato omicidio plurimo aggravato. Adesso veniamo ai nostri 100 secondi di cronaca. Cittadino del Kiribati, stato insulare dell'Oceania, è stato arrestato dalla polizia mentre stava per essere scarcerato. L'uomo di 25 anni era nel carcere catanzarese di Siano per traffico di stupefacenti. Insieme ad altri connazionali è stato portato a Reggio per il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello. Tutti sono stati assolti, tranne uno, condannato a 6 anni di reclusione. Gli agenti, dopo accertamenti che hanno interessato anche il Ministero, si sono accorti che l'uomo non poteva essere scarcerato perché ricercato in campo internazionale dalle autorità del Brasile per scontare una condanna a 15 anni per traffico di stupefacenti. Un consigliere del Movimento 5 Stelle al comune di Scalea, Renato Bruno, è stato aggredito con calci e insulti al termine dell'assemblea consiliare. A renderlo noto i parlamentari del Movimento 5 Stelle nazionali dell'Unione Europea e tutti gli altri eletti pentastellati in Calabria. Siamo vicini a Renato Bruno, hanno detto. Nessuno pensi di poter fermare con la violenza l'azione politica di Bruno, che il Movimento 5 Stelle sostiene e sosterrà ai massimi livelli istituzionali. Un'intera palazzina a Sinopoli, un altro immobile a Rosarno confiscati alla criminalità organizzata e illecitamente occupati, sono stati sgomberati dalle forze dell'ordine. A Sinopoli 6 appartamenti distribuiti su 4 piani. L'operazione si è svolta senza turbative per l'ordine pubblico e i beni, già destinati all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata al comune di Sinopoli, per finalità alloggiative. Anche a Rosarno le operazioni di sgombero sono state terminate senza incidenti e i beni sono stati consegnati all'ente dall'Agenzia Nazionale.
Sulla scorta di ulteriori riscontri e risultanze investigative emerse nell'ambito dell'indagine denominata Genne, i carabinieri di Aosta hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Marco Di Donato e Antonio Raso, tratti in arresto il 23 gennaio scorso in quanto ritenuti responsabili di scambio elettorale politico-mafioso. Parliamo adesso di medicina, di sanità. La telemedicina migliora la qualità della vita dei pazienti cardiologici in progressiva crescita in provincia di Cosenza, dove se ne contano più di 600 che si affidano ai controlli a distanza. Sono circa 600 i pazienti curati a distanza dalla divisione di cardiologia dell'Annunziata di Cosenza grazie alla telemedicina. La tecnologia migliora la qualità della vita di persone che grazie a dispositivi all'avanguardia possono sottoporsi ai controlli non muovendosi da casa. Come sistema di telemedicina seguiamo praticamente direttamente in ospedale con dei trasmettitori da casa molti pazienti che hanno un defibrillatore o un pacemaker. In questo modo si evitano alcune visite annuali che abbiamo ridotto appunto i controlli ospedalieri con conseguente riduzione anche dei trasporti, dell'impegno di tempo dei familiari, quindi è un sistema che ci consente un monitoraggio dei pazienti senza che il paziente venga in ospedale. E in alcuni casi abbiamo implementato anche dei sistemi che misurano anche il grado di scompenso cardiaco, quindi sono vari gli aspetti che si stanno monitorando, non solo più i parametri elettrici di questi device, diciamo defibrillatore o pacemaker, ma anche cominciano ad esserci delle informazioni sullo stato di salute dei pazienti. Una sperimentazione che consente una migliore gestione di un reparto delicatissimo dove le risorse umane, dice il primario, sono in equilibrio, vuol dire che non manca personale. È un lavoro ad alto regime che richiede il personale che al momento è adeguato. L'Annunziata è cardiochirurgia, un sogno a lungo accarezzato che oggi può restare nel cassetto. Credo che anche la cardiologia interventistica abbia raggiunto dei buoni livelli di qualità e di interventistica, per cui gli interventi cardiochirurgici si stanno riducendo un poco e credo che due centri, anzi tre, quali ci sono in Calabria, credo che possano essere sufficienti. Poi ognuno vorrebbe tutto in casa, ma con il sistema organizzativo regionale io credo che la presenza di tre centri in Calabria sia più che sufficiente. Adesso parliamo di politica con la nostra consueta pagina politica. Apriamo la pagina politica di oggi con due notizie, diciamo di respiro nazionale, che meritano il passaggio di testa. La prima viene dal Movimento 5 Stelle, che evidentemente, dopo risultati non proprio brillanti ottenuti in Abruzzo, ha deciso che per le amministrative il Movimento è disposto a stringere alleanze con le liste civiche. La seconda arriva dalla Campania e da un protagonista, il presidente della Regione De Luca, che ha dichiarato guerra al governo per la scellerata scelta di procedere nella direzione del federalismo differenziato. Il governatore campano ha finanche avanzato l'ipotesi della nascita di una macro-regione del Sud. Veniamo ai fatti più strettamente ancorati nella nostra realtà. Il primo riguarda il botta e risposta tra la UIL e il commissario della Sorical. Il sindacato denuncia 50 assunzioni illegittime fatte senza nessun concorso. Incarnato replica che si tratta solo e unicamente di stabilizzazioni. A Cosenza tiene sempre banco la vicenda di Viale Parco, dopo la decisione del TAR che ha consigliato a Regione e Comune di rivedere il progetto. Il municipio Abruzzo non ha alcuna intenzione di fermarsi e annuncia di ricorrere al Consiglio di Stato. Intanto domani è previsto un incontro alla cittadella. A Rende i riformisti muovono lentamente, con qualche problema da risolvere, verso l'individuazione del candidato sindaco, mentre Mimmo Talarico prosegue il suo tour nei quartieri della città, in attesa che lo scenario politico assume i caratteri della decifrabilità. Chi invece muove dritto verso le elezioni è il candidato sindaco della lista degli ambientalisti di Corigliano Rossano. Flavio Stasi potrà contare sul sostegno di quattro liste. Sempre qui, nella costituenda città, il centrosinistra ha cominciato a ragionare di elezioni, avviando il confronto tra le varie anime della coalizione. E si chiama lo scaffale del cuore della biblioteca, inaugurata questa mattina nel reparto di cardiologia dell'Annunziata di Cosenza. L'iniziativa promossa dal Soroptimis e dall'Associazione Volontari Ospedalieri.
Eccolo lo scaffale del cuore, i libri come medicina introvabile per i degenti nel reparto di cardiologia dell'ospedale di Cosenza. L'iniziativa voluta dal Soroptimist e dall'Associazione Volontari Ospedalieri è un ulteriore passo in avanti verso il progetto di umanizzazione dell'ospedale. Un'idea dovuta proprio all'adesione a un progetto nazionale del Soroptimist che si chiama Si va in biblioteca, che consiste proprio nella realizzazione di diversi luoghi di lettura in molti ambienti. Il Soroptimist si occupa di cuore femminile, di medicina di genere, quindi individuare il reparto di cardiologia permetterà di portare avanti due progettualità di questo biennio di presidenza. Considerato che per noi la lettura fa bene al cuore, abbiamo voluto unire questi due progetti. I libri sono stati donati dalle socie, molte case editrici hanno collaborato con le donazioni, la Rubettino, la Pellegrino Editori, Falco Editore, e c'è stata veramente una corsa. Siamo consapevoli che il libro debba girare, che la cultura faccia bene, e quindi siamo contenti, insomma, di allietare eventualmente le serate dei degenti e del personale. Romanzi, classici e poesie, le parole come farmaci potenti che non si possono acquistare, uno spazio dedicato soprattutto ai malati non allettati. Siamo in questo reparto da oltre 30 anni come volontari ospedalieri, per cui riteniamo che sia una cosa bella avvicinare l'ammalato e fargli passare, che so, 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, anche perché quando restano soli c'è bisogno di un po' di svago, e niente più del libro può dare queste cose. E parliamo adesso del giorno di San Valentino, perché il comune di Cosenza ha ideato una serie di eventi dedicati proprio agli innamorati. A Cosenza l'amministrazione comunale ha scelto lo scenario di Piazza Bilotti per festeggiare San Valentino, la festa degli innamorati. Cosenza with love, è questo il tema della giornata, che ha trasformato in un vero set una tra le piazze più belle della città. È a Piazza Bilotti, infatti, che è stata installata la scenografia a tema, liberamente ispirata ad una delle icone romantiche francesi, Les Amoureux de Peinet à cœur ouvert di Raymond Peinet. I due personaggi, diventati simbolo mondiale dell'amore, rivivono nel Bosco dell'amore romantico, un'installazione artistica progettata da Antoinette Strauss. Si tratta di un piccolo boschetto di alberi e brevi percorsi lungo i quali gli innamorati potranno lasciare il loro pegno d'amore fino al 17 febbraio. Cosenza with Love, per il suo omaggio a San Valentino, propone anche altre iniziative, tra cui Un bacio a mezzanotte, che dalle 22:30 in poi coinvolgerà tutti i presenti, non solo le coppie, con romantica musica dal vivo. Lo scoccare della mezzanotte sarà scandito dal countdown e tutti saranno invitati a scambiarsi un bacio d'amore, di amicizia o di circostanza. Poco importa, perché un bacio è sempre e comunque un messaggio. Lasciamo adesso gli innamorati, il giorno di San Valentino, parliamo di calcio, perché perde di misura il Rende in Serie C nel turno infrasettimanale in un Marco Lorenzon a porte chiuse per i lavori sulla Statale 107. Il Catanzaro invece ha sprecato una grande chance in casa della capolista, mentre la Vibonese è stata penalizzata dalle scelte arbitrali e ha perso in casa con il Rieti. Vediamo i nostri servizi. Quarta sconfitta casalinga consecutiva per il Rende, che dopo il punticino conquistato in trasferta a Potenza non ce la fa a proseguire nella striscia di risultati positivi e nel posticipo pomeridiano della 26esima giornata di Serie C perde di misura contro il Siracusa. Gli aretusei, affamati di punti dopo il KO con la Regina, riescono a fare bottino pieno e a conquistare il secondo successo esterno della stagione. In uno stadio senza pubblico, per via del provvedimento emesso dal prefetto di Cosenza per motivi di ordine pubblico legati ai lavori per la realizzazione della nuova rotatoria sulla Statale 107, le due formazioni giocano un primo tempo soporifero, sul filo dell'equilibrio, due le sole occasioni, una per parte degne di nota, al 16° il tiro di Tiscione che va fuori di poco e al 32° il corner per il Rende battuto da Zivkov, che calcia verso il secondo palo dove arriva la Ribi che di testa mette sul fondo.
Poi il ritmo si alza nella ripresa con il Siracusa arrembante che conquista al 50° un calcio di rigore per questo fallo di Bei su Tiscione. Catania dagli 11 metri sbaglia, ipnotizzato da Borsellini, ma 15 minuti dopo arriva la rete che sblocca il risultato. Crispino rinvia, Sabato serve di testa su Are che brucia tutti, entra in aria e di sinistro trafigge il numero 1 rendese. Un gol che spiazza i biancorossi che nel finale restano in 10 per l'espulsione di Zivkov per un fallo di reazione. Una sconfitta da metabolizzare in fretta per la squadra di Modesto che domenica affronterà in trasferta il Bisceglie. Secondo me ancora non abbiamo capito in che situazione ci troviamo. Perché non sono dati, ma la verità è che ormai i secondi tempi delle volte ci spegniamo, non ci prendiamo più responsabilità, ognuno vuole risolvere il problema da solo, invece di giocare di squadra e tutto il resto. Però non lo so, è una situazione che sicuramente ne dobbiamo uscire col lavoro, perché io penso che il lavoro sia la cosa primaria. Dopo una prestazione del genere ci dobbiamo fare un esame di coscienza a partire da me più tutti gli altri calciatori che fanno parte di questo gruppo, perché non accetto né primo tempo né secondo tempo da parte della mia squadra così. Sarà pur vero che un giocatore non si giudica da questi particolari, ma il calcio di rigore scucchiaiato da Giannone nel big match tra Catanzaro e Juve Stabia pesa e non poco sulla coscienza del numero 10 giallorosso e sull'esito di una gara che, come diceva Uteri, non sarebbe stata decisiva, ma di sicuro avrebbe potuto avvicinare le inseguitrici alla capolista. Una scelta infelice che ha condizionato il risultato e buttato alle ortiche una grande occasione al termine di un confronto equilibrato, intenso, che Catanzaro ha affrontato giocando a testa alta nonostante le assenze ormai croniche nel reparto avanzato. Occasioni da una parte e dall'altra, con Furlano e Branduani impegnati dalle conclusioni di Torromino e Vitiello, in un primo tempo che ha visto le Vespe sprecare una grande chance con Carlino. Nel secondo tempo il calo degli ospiti e la pressione dei padroni di casa, costante ma non fruttuosa, Carlini, Melara e Del Guarzni i più pericolosi, poi nel finale l'incursione di Giannone e il cucchiaio amarissimo ingoiato a fatica dai giallorossi. Una gara tinta di rosso, quella tra Vibonese e Rieti, il colore dei cartellini estratti dall'arbitro Pasciuta di Ravenna all'indirizzo di Altobello, fallo su Gondò non inquadrato dalle telecamere, e Bubas per questo contrasto con Marchi tutt'altro che violento. In 9 contro 11 la prestazione non brillantissima dei giocatori di Orlando è stata compromessa. Il gol di Cernigoi, deviazione da due passi sull'assist di Gondò, ha schienato la strada al successo dei laziali. La reazione rabbiosa da Vibonese non ha portato al pareggio e nel finale ancora Cernigoi, messo giù da Franchino, e Gondò, preciso dal dischetto, hanno raddoppiato il passivo. Adesso vediamo le previsioni del tempo. L'Europa centro-occidentale e in buona parte anche l'Italia è interessata da un robusto anticiclone che sta favorendo condizioni stabili da alcuni giorni, mentre sul meridione d'Italia, nella giornata di venerdì, un ulteriore impulso artico scivolerà lungo il bordo orientale del suddetto anticiclone, causando un nuovo calo delle temperature e una moderata instabilità che interesserà principalmente i versanti orientali ed interni della nostra regione. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani al mattino inizialmente cielo poco nuvoloso ovunque. Nel corso della tarda mattinata, primo pomeriggio, aumento della nuvolosità sui versanti orientali, in estensione su quasi tutta la regione, con piogge sparse e nevicate intorno ai 600 metri su Pollino e Sila, in particolare sui versanti esposti, mentre su Serre Vibonesi a Spromonte intorno agli 800 metri. Temperatura in deciso calo. Passiamo ora ai mari e ai venti. Domani mosso il Mar Tirreno e molto mosso il Mar Ionio, con venti moderati dai quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando, oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, io mi fermo qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.